Bentornati radioascoltatori, io sono Alice Iozelli, siamo su On Air, interviste e storie. Oggi vi porteremo a Roma per parlare di chirurgia, infatti siamo qua con uno specialista del settore, il dottor chirurgo Carlo Farina, che è anche responsabile per la chirurgia dell'ospedale israelitico di Roma e ci racconterà un pochino quindi tutta la sua attività e quali sono un po' i suoi punti di forza, anche i suoi segreti. Salve Carlo, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, Carlo, ci fa un pochino un'introduzione, un quadro, quindi un po' sulla sua professione, come nasce questa passione per la chirurgia? Ci racconta un po' la sua Sì, storia. è una grande passione che io ho avuto da tantissimi anni, da sempre, da quando ho cominciato medicina, avevo la passione per la chirurgia, perché mi pensavo che potesse risolvere prima i problemi del paziente. In ogni caso, la mia passione è sempre stata sia per le tecniche chirurgiche della chirurgia generale. Sappiamo che la chirurgia generale copre praticamente tutta la chirurgia addominale, oncologica, laparoscopica, erniaria, cioè, però è associata sempre al contatto col paziente. Io non riesco a staccare la mia attenzione da quelle che sono le attenzioni nei confronti del paziente. Ho dedicato molte mie energie, che posso anche descrivervi piano piano, su questo aspetto. Non riuscirei mai a fare il chirurgo senza avere un contatto col paziente. È Ecco, una Carlo, questo caratteristica. possiamo dire sicuramente il suo punto di forza e non è assolutamente scontato, soprattutto ecco, nel suo campo. Io sono convinta di questa cosa. Quindi ci racconta un pochino questo lato così importante, quindi della sua particolare. Sì, allora ho dedicato molte mie attenzioni appunto a questo aspetto perché ho notato di come la maggior parte dei pazienti arrivano dal chirurgo terrorizzati e pensando che il chirurgo deve soltanto tagliare, cioè tanto quello mi taglia e basta. E invece non è così. A parte la soddisfazione di trovare un modo per non operare i pazienti, a volte dà più soddisfazione il fatto di trovare una cura rispetto a interventi magari non strettamente necessari. E io penso di avere un'onestà professionale che mi ha portato sempre su questo aspetto. E poi ci sono tanti piccoli aspetti trattare il paziente a studio e poi dopo l'intervento chirurgico e anche nel post-operatorio che fanno ridurre il trauma, perché sempre di trauma si tratta. Se Assolutamente. ho 60, più ho superato i 60 anni, non mi è ancora venuto e spero non mi verrà mai quel pelo sullo stomaco che ci fa distaccare da quello che è l'intervento chirurgico. Bisogna prima pensare che tu stai operando una persona e poi pensi al tuo intervento, non solo alla malattia. Posso farvi qualche esempio? Tempo fa, anzi, nell'ambito della mia esperienza, all'ospedale israelitico io sono responsabile della chirurgia per il day surgery, mentre la chirurgia generale la faccio, la chirurgia maggiore la faccio in altre strutture. All'ospedale israelitico, il day surgery, il paziente viene da me, per esempio, per l'ernia inguinale. Ho al mio attivo circa 4.000 interventi di ernie inguinali, quindi so prima ancora che il paziente entra che cosa mi dirà, che cosa gli devo dire la cantilena. Invece cerco di entrare in empatia con il paziente. Ho notato, per esempio, quando tu dici al paziente che l'intervento viene fatto in anestesia locale, con sedazione, li vedi un po' irrigiditi. Perché? Perché l'anestesia locale sono comunque delle punturine e la sedazione è una cosa che invece piace molto al paziente. È bastato cambiare le parole e dire: guardi, io glielo faccio in sedazione e poi in anestesia locale, per trovarli molto più rilassati. È bastata una piccola cosa per riuscire a farli sentire meglio, no? Adesso, come queste attenzioni ne ho tante, sia prima dell'intervento che in sala operatoria, che dopo l'intervento. Anche della tecnica chirurgica, ovviamente con tutta questa esperienza posso vantarmi di fare degli interventi molto rapidi. E, per esempio, con delle piccole incisioni, ma estetiche, vuol dire che io non metto punti di sutura, e ci sarà una banalità, ma anche quello di il paziente che deve tornare a levare i punti è un piccolo trauma che tu glielo eviti con un'attenzione che può dare 2 minuti di più di sala operatoria, non mi costa niente. E così anche nel post-operatorio. Nel post-operatorio è importante perché, mi interrompo se vado troppo a ruota. No, assolutamente, Carlo. Nel post-operatorio il paziente spesso ha la sindrome dell'abbandono. Cioè, va in È ospedale, vero. viene operato, torna a casa e dice: mo che faccio? Ecco, allora ho
dedicato molto tempo nel stilare degli appunti, delle informazioni post-operatorie molto dettagliate su qualsiasi intervento che eseguo, in cui il paziente sa quello che è normale e che non è normale, con un'altra indicazione, penso che sia abbastanza rara, che io do il cellulare mio e della mia equipe, con l'indicazione ai pazienti che ogni sera per 3 giorni di seguito devono mandarmi un messaggino per farmi della buonanotte, per farmi sapere Wow, come stanno. non ci sto credendo quasi, Carlo. Questo veramente perché sembra, è veramente una rarità trovare il suo approccio. Perché insomma, abbiamo provato un po' tutti a trovare alcuni interventi. E il problema è sempre quello che non si riesce a comunicare proprio, ecco, col proprio chirurgo. Non c'è proprio comunicazione. Uno entra nella sala, vieni lasciato lì solo e poi alla fine sei sempre solo. Quindi io sono veramente contenta di sentire queste parole, Carlo. Spero che. Non so, può dirlo anche ai suoi colleghi, possiamo Ah, lanciare questo certo, ma io messaggio, lo racconto veramente. sempre, guardi, giorni fa una vecchina carina che ho operato, così viene nel post-operatorio e mi dice, dottore, la devo ringraziare, io ovviamente mi capita spesso per l'intervento, dice, no, non per l'intervento, io la devo ringraziare per la carezza. Cioè, che vuol dire? Allora, mi racconta che prima dell'intervento lei era terrorizzata, e impaurita, tremolante, io passavo nella sala preoperatoria per raccontarle che l'intervento sarebbe stato fatto in un certo modo per tranquillizzarla e le ho fatto una carezza sul viso. Questa per lei è stata un modo per entrare serena in sala operatoria. Ecco, caro, che poi magari sono piccoli gesti, però cambiano Piccole cose, completamente la bravo. nostra sensazione, il nostro trauma, ecco appunto, che stiamo andando ad Perché il nostro affrontare. mestiere è difficilissimo adesso perché abbiamo una tale mole di linee guida, informazioni, un'entropia informatizzata pazzesca con tutti gli avvocati e anche la medicina difensiva, per cui non è facile ragionare razionalmente delle volte, anzi delle volte si ragiona troppo razionalmente e si dice no, questo non lo opero perché è troppo rischioso, senza guardare alla persona, ma pensando soltanto a che cosa è meglio per il chirurgo. Io non ci sono ancora riuscito, sarà una mia debolezza, ma non ci sono. No, penso sia proprio un punto di forza invece, Carlo, questo. Allora, ma lasciamo un po' i suoi contatti, quindi agli amici ascoltatori. Intanto ho visto che anche le sue pagine social sono molto aggiornate, ci sono anche un po' gli interventi, tanti consigli, insomma, sono pagine, anche quello mi sembra un po' un rapporto umano, cioè proprio anche in quelle. Quindi Carlo Farina Chirurgia, la pagina di Instagram, che intanto la lascio, e poi Dottor Carlo Farina, quella di Facebook, giusto? Sono corrette? Sì, non sono così social, ma è così. No, invece sono abbastanza aggiornate, io me l'ho trovata abbastanza aggiornata, ci sono tanti riferimenti, ci sono anche i suoi contatti, c'è anche il numero di telefono e c'è poi il rimando anche al sito che è www.carlofarina.it, Sì, giusto? Dove posso esatto. trovare quindi anche altre informazioni per Tutte qualsiasi... le informazioni post-operatorie che io do ai pazienti stanno segnate anche sul sito. Perfetto Carlo, io non so che dire, sono veramente contenta di aver fatto questa intervista, questo è un messaggio veramente molto importante che ci lascia e io la ringrazio per averlo condiviso qui con noi. Complimenti, grazie. Grazie a voi di avermi dato questa opportunità.